saggio di fine anno, la scuola che diventa uno spettacolo, un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di questo istituto? Questo è un indirizzo musicale da 40 anni e ogni anno i ragazzi si sono esibiti a fine anno scolastico, a parte i concorsi ai quali partecipano e dai quali escono sempre molto molto vittoriosi. Dalla pandemia in poi è stato un po' difficile organizzare tutto questo, anche perché prima venivano fatti in una sala che non è molto grande. Quindi abbiamo pensato, e questo è il terzo anno consecutivo, di fare musica sotto le stelle. Quindi ascolteremo i brani dei ragazzi, alcuni solisti e altri invece come coro, insomma come orchestra. E premieremo anche i più meritevoli, quelli che praticamente hanno fatto 100 su 100 agli ultimi concorsi. Non posso fare altro che ringraziare i maestri di musica, perché sono loro che supportano e portano avanti in maniera esemplare questo momento. E ascolteremo anche, c'è anche una novità, quest'anno abbiamo partecipato ai FERS, alla progettazione europea futura, per cui sentiremo alcuni ragazzi esibirsi con il maestro Peppe Sannino, che già faceva parte dell'orchestra di Renzo Arbore. È qui con noi, i ragazzi si esibiranno una bellissima performance. Preside, se volessimo invece tirare un bilancio di questo anno, come è andata e soprattutto qual è la soddisfazione di un dirigente? Positivo sotto tutti i punti di vista, e non è al 100%, per mille per mille. Certo, non sono state tutte rose e fiori, ma è normale ed è bene pure che sia così, perché io dalle esperienze negative poi traggo il meglio e faccio sempre un passo indietro se sbaglio. Però dalle soddisfazioni che ho visto dei ragazzi che sono tutti qui e che comunque, nonostante il dispendio economico anche delle famiglie che li hanno accompagnati fuori, loro sono bravissimi, infatti stasera li ascolterete, li vedrete e io mi auguro e spero che continueranno a suonare uno strumento, perché non è semplice. Su ragazzi alla ribalta.